Il turismo di Opò risponde, e se i dati di Mantova sono lì da vedere, quelli di Cremona vanno interpretati, perché anche la zona Casalasca ha vissuto un miglioramento importante e una crescita nell'ultimo anno, come spiega un imprenditore di Casalmaggiore, Zalindo Madesani, proprietario dell'Una Residence. E i nostri dati ci dicono che nella zona Casalasco Liopò il 22 ha fatto il 4% in più che il 19 a livello di presenze e a livello di fatturato ha fatto più un 20%, che è aumentato anche la qualità dell'ospite. Nel 22 l'occupazione era del 52%, nel 21 del 43%, nel 20 31%, nel 19 il 48. 60 camere in più nelle zone a disposizione rispetto al 2022, segno che gli imprenditori del settore stanno investendo a Casalmaggiore dintorni. Secondo Madesani, il segreto è soprattutto uno. Questo periodo sul nostro territorio abbiamo un acceleratore che non è indifferente, che sarebbe il circuito di Cremona, che è il circuito, anzi, il circuito di San Martino del Lago, meglio sottolinearlo, e ha portato a un aumento anche delle camere tra il 2022 e il 2023 di circa 60 unità. Poi ci sono anche delle camere, delle strutture ricettive extraalberghiere, e nell'extraalberghiero è anche molto più complicato andare a vedere le statistiche, le presenze e via discorrendo. Quindi, cioè, il territorio qui, Casalasco, Olio Po, è il territorio che negli ultimi periodi sta andando meglio grazie a questo acceleratore che si chiama Pista di San Martino del Lago. Quanto all'abbassamento di 22.000 unità legate al turismo cinese, la risposta è semplice. 2 anni fa vi era un accordo commerciale che portava questi turisti sulla rotta verso Venezia ad alloggiare in un albergo della zona, ma per una sola notte. Accordo poi non rinnovato, più che di turisti, però si parlava, in quel caso, di passanti.